arrotolati, soffici, profumati di cannella. In Svezia sono conosciuti come kanelbel, gli immancabili durante la fika, cioè la tradizionale pausa con il dolce caffè. Ma è con il nome di cinnamon rolls che sono famosi in tutto il mondo, protagonisti di brunch e colazioni all'americana. Che ne dici? Li prepariamo insieme? Cominciamo! E vediamo che cosa ci serve. Farina, latte, acqua, zucchero, un uovo, lievito, burro fuso e il sale. E cominciamo dagli ingredienti secchi che vado a versare in questa ciotola. Farina, poi lo zucchero, il lievito e infine il sale. Mettiamo gli ingredienti secchi da parte e continuiamo con i liquidi che vado a mescolare in una ciotola. Cominciamo dal latte. Poi l'acqua. Il burro fuso che ho lasciato raffreddare. E infine l'uovo. E con la cucchiarella iniziamo a mescolare prima i liquidi. E poi i secchi. E adesso li uniamo. Ok, gli ingredienti si sono amalgamati. Trasferiamoli sul bancone. Adesso lavoro un pochino con le mani l'impasto e se mi dovesse servire potrò utilizzare un pizzico di farina, così agevoliamo il tutto. Con le mani allargalo senza stracciare l'impasto, così resterà bello uniforme. Ed eccolo qui, bello liscio. Le mie mani sono diventate pulite, segno che ormai l'impasto è pronto. Lo metto a lievitare in una ciotola imburrata. A questo punto il nostro impasto deve riposare una mezz'oretta a temperatura ambiente, ovviamente coperto con pellicola. È importante che la temperatura sia tra i 20 e i 25 gradi, perciò se casa tua fosse più fredda basterà metterlo in forno spento con la luce accesa. Ecco qui, ho recuperato l'impasto lievitato e ho ottenuto un rettangolo di 50 cm x 35. A questo punto non mi resta che cospargerlo con gli ultimi ingredienti e ti faccio vedere di quali parlo. Zucchero, cannella e il burro. E comincio da questo perché vado a cospargerlo sulla superficie. Mi aiuto con il pennello. E adesso un bel mix. Misceliamo insieme lo zucchero e la cannella. Zucchero e la cannella. E mescolo per benino. E con questa deliziosa e profumatissima mistura vado a cospargere la superficie. E questo qua che è avanzato lo tengo da parte per la teglia. E adesso inizio ad arrotolare. Comincio sollevando prima i lembi e poi piano piano li porto verso il centro. Man mano ti accorgerai che l'impasto potrà essere arrotolato senza difficoltà. Ed eccolo qui. E adesso lo compatto un po' con le mani per arrivare a 48 cm di lunghezza. Quindi tieni fermo un lato e poi cerca di modellarlo in questa stessa cosa dall'altro. Non mi resta che tagliare e ottenere così le nostre rondelle. Quindi con un coltello
divido a metà il rotolo. Poi per comodità sposto una parte, e la tengo qui, e divido quest'altra ancora a metà. Sposto anche questa, e dalla parte che ho qui ottengo tre dischi. Quindi prendi bene le misure in questo modo, sono circa 3-4 cm. E taglio netto. Ed ecco le prime rotelle. Le modello un attimino con le mani, così riacquistano la loro forma. E procedo con gli altri. Eccole pronte tutte quante. Posso metterle nella teglia, ma prima vado a cospargerla con il resto del mix. Questa è una teglia rettangolare da 30x20 che ho già imburrato. E come se fosse del pan grattato, lo faccio aderire per bene a tutte le pareti. Tengo la ciotola sotto per raccogliere l'eccesso. Potrebbe avanzartene giusto un pochino, perciò sai che cosa puoi farci? Te lo metti un po' nel caffè e vedi che ti consoli. Inizio a disporre tutte le rondelle nella teglia. Cerca di metterle tutte nello stesso verso e distanziale tra loro di circa 1 cm. E per renderle tutte quante belle e omogenee, le vado a schiacciare un pochino con le mani, in questo modo, vedi? Così dopo la lievitazione avranno tutte la stessa forma. E quindi, come ti dicevo, adesso devono lievitare, perciò le ricopro con pellicola trasparente. Mi raccomando, non stringerle troppo, altrimenti non avranno modo di crescere. E come prima, vanno a lievitare a temperatura ambiente per una mezz'oretta. I miei cinnamon rolls sono ben lievitati, non mi resta che cuocerli in forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per circa 30 minuti. E prima dello sfogo di rito prepariamo la glassa. Perciò mi servono acqua e zucchero a velo. In una ciotola verso lo zucchero e poi qualche cucchiaiata d'acqua fino a raggiungere la consistenza che vogliamo. Ti faccio vedere quale. Iniziamo a mescolare ed eccola qui e la tengo da parte coprendola con un tovagliolo inumidito. Adesso puoi sfogare. I miei cinnamon rolls, soffici e profumati, sono pronti e glassati. Faranno un figurone sulla tavola del brunch accompagnati da un buon succo d'arancia. Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere!